Grazie tante, bentrovati a tutti. Come è stato anticipato, io sono Giuliano Vivanè, insegno all'Università di Cagliari pedagogia sperimentale, oltre che tengo gli insegnamenti sulle tecnologie didattiche nei corsi abilitanti all'insegnamento. Il tema di questo webinar, come è stato anticipato, è appunto il tema dell'applicazione del metodo sperimentale in classe e vedremo pur nel breve tempo che abbiamo a disposizione, la progettazione e la valutazione appunto di una sperimentazione in classe. Ovviamente si tratta di un tema che richiederebbe molto più tempo per poter essere, come dire, esaurito in modo sufficiente. Ci sono su singoli aspetti relativi alla sperimentazione in classe, meriterebbero, come dire, molto, molto più tempo per poter essere approfonditi. Tuttavia, io cercherò con un taglio assolutamente strettamente operativo, molto pratico, di fornirvi alcune indicazioni basilari appunto per condurre una sperimentazione in classe. E da questo punto di vista, qual è la motivazione che vi propongo per cui appunto parlare di sperimentazione in classe? Ora, il metodo sperimentale, diciamo, in educazione ha sicuramente tutta una serie anche di criticità e richiede anche delle ragioni di cautela nella sua applicazione, e nonostante questo, tra i metodi che abbiamo a disposizione, il metodo, diciamo, più affidabile di cui disponiamo per valutare se un intervento didattico è stato o non è stato efficace. Sicuramente tutti gli insegnanti, anche che incontriamo nel corso appunto delle nostre attività, lamentano anche il fatto di essere comunque oberati, come dire, da tutta una serie di impegni, tali per cui quando si propongono certi temi, una delle prime criticità che emerge è quella appunto di come faccio poi in realtà a pensare a fare anche una sperimentazione in classe quando già ho tantissime altre cose di cui mi devo preoccupare. Da questo punto di vista, in realtà, assumere un atteggiamento così sperimentale, in senso anche di valutazione critica di quello che facciamo in classe, io credo sia molto importante per focalizzare e dirottare, se volete, i nostri sforzi da insegnante, il nostro impegno, le nostre risorse temporali, verso quelle attività che effettivamente sono più efficaci, evitando di perdere tempo, magari con approcci che, come dire, abbiamo utilizzato da sempre, che siamo stati abituati ad utilizzare, o perché sono quelli che, come dire, abbiamo condiviso con i colleghi insegnanti, ma che non sempre, non è detto che, è una cosa appunto da valutare, non è detto che siano le strategie migliori da attuare sulla base degli obiettivi di apprendimento che ci poniamo. Cioè, da questo punto di vista, adottare un metodo sperimentale nella propria attività didattica credo sia molto importante per orientare le attività didattiche e da questo punto di vista anche quindi che per risparmiare effettivamente tempo e risorse impegnando queste verso le attività che si rivelano più efficaci. Quando parliamo di sperimentazione, ecco, le prime cose che vengono in mente sono le sperimentazioni su larga scala, ma non è questo l'unico intendimento che possiamo dare del termine. E proprio come vedete in questo webinar ne daremo un'interpretazione un pochino diversa. Insomma, le sperimentazioni su larga scala sono quelle condotte tipicamente da equip di esperti, da equip di ricercatori, da equip di studiosi che studiano un determinato intervento nei diversi domini di applicazione per cercare di capire se quel tipo di intervento è mediamente efficace rispetto agli obiettivi per cui è attuato. Sulla base di sperimentazioni ripetute nella letteratura internazionale, in più condizioni, triangolando grandi quantità di dati, eccetera. Questo non è certo il tipo di impegno che si può richiedere a un insegnante. Quando parliamo di sperimentazione in classe, non intendiamo assolutamente che un insegnante debba diventare un ricercatore. L'insegnante ha una sua professionalità molto ben definita, molto ben inquadrata, è sufficientemente, direi, già impegnativa, tale per cui non creda appunto di si debba chiedere poi di fare anche un'altra professione che quella del ricercatore. Quello che piuttosto invece può fare è, come dire, vestire una sorta di habitus scientifico. Che cosa intendo con questo? Assumere un atteggiamento critico
rispetto a quello che propone in classe, al proprio modo di lavorare in classe, esattamente come il ricercatore ha un atteggiamento critico nei confronti delle ipotesi che sottopone al riscontro nelle proprie sperimentazioni. Ecco così che nasce, ed è questa la proposta di questo webinar, l'idea di una sperimentazione su piccola scala, potremmo dire una sperimentazione quasi fai da te, che possa, come dire, servire a determinare se un determinato tipo di intervento che abbiamo attuato in classe, una determinata strategia, l'utilizzo di una determinata tecnologia, ha avuto effettivamente gli effetti sperati oppure no. Guardate, i due approcci poi non sono così lontani, sono abbastanza complementari. Vi faccio un esempio che credo possa essere abbastanza esemplificativo da questo punto di vista. Quando si sperimenta, prima che venga messo sul mercato un farmaco, poi vengono condotte numerose sperimentazioni su larga scala da equipi di esperti, ripetute nel tempo, con campioni significativi, per valutare se quel determinato tipo di farmaco, di principio attivo, è effettivamente efficace o no rispetto a una data condizione patologica. Il fatto che per un determinato farmaco o principio attivo sia riconosciuto, come dire, dalla medicina, dalla ricerca medica, come efficace per intervenire in una determinata condizione patologica, non significa necessariamente che nel singolo individuo, nel caso specifico, il farmaco abbia efficacia. Può essere che per svariate ragioni individuali, contestuali, quel farmaco che la medicina internazionale in più sperimentazioni ha riconosciuto come efficace, nel nostro caso specifico, in una data particolare condizione, non abbia ottenuto gli effetti sperati. Ecco, questo è più o meno il senso che possiamo dare anche alla sperimentazione scolastica. Esistono vastissime e autorevoli indagini internazionali che conducono appunto analisi rigorose dei dati per verificare se determinate strategie di intervento didattico, determinate tecniche di lavoro in classe, determinate tecnologie, registrano una sufficiente efficacia rispetto a differenti obiettivi di apprendimento nelle differenti fasce di età dei nostri studenti. Ora, non è detto che queste strategie che si sono rivelate efficaci sulla base della letteratura internazionale, attuate nella nostra classe, conseguono i medesimi risultati. Ecco che una sperimentazione su piccola scala, che è quella di cui parliamo oggi, è proprio il modo attraverso cui noi insegnanti possiamo valutare se nella nostra classe, appunto, quel modo di lavorare con i nostri studenti rispetto all'obiettivo che ci siamo posti ha o no ottenuto i risultati sperati. Il disegno classico che caratterizza un po' tutti i metodi sprimentali è quello che vedete qua riprodotto ed è quello di cui parleremo appunto nel corso di questo webinar. La condizione classica è appunto questa, in cui due gruppi, che chiameremo un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, si sottopongono entrambi a un test d'ingresso per certificare, per valutare quali sono le competenze d'ingresso di entrambi i gruppi rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'intervento didattico che ci poniamo. Dopodiché i due gruppi, come dire, da un certo punto si separano. Il gruppo sperimentale, segue l'intervento didattico che vogliamo testare, di cui vogliamo testare l'efficacia, dunque l'intervento sperimentale, mentre il gruppo di controllo continua le proprie attività didattiche di routine. Con un ruolo dell'insegnante in questa fase, più che altro, oltre di attuazione dell'intervento didattico, come dire, di monitoraggio, di osservazione, anche di quelle che possono essere, ad esempio, le difficoltà degli studenti o comunque della conduzione dell'intervento. A conclusione dell'intervento delle attività sperimentali, entrambi i gruppi, sia quello sperimentale sia quello di controllo, effettuano di nuovo un test in uscita, un post-test, per vedere se il gruppo sperimentale, quello che ha seguito l'intervento didattico che stiamo testando, ha ottenuto effettivamente risultati migliori rispetto al gruppo di controllo che non ha seguito l'intervento sperimentale. Quali sono, diciamo, le tre questioni guida che ci dobbiamo porre di fronte all'idea di una sperimentazione in classe? Io credo che ciascun insegnante, vedendo i propri studenti, abbia in mente diversi obiettivi che vorrebbe raggiungere, diversi sono gli auspici che noi abbiamo nei confronti dei nostri studenti. Ovviamente non possiamo raggiungere tutto e subito, perciò bisogna, come dire, stabilire anche delle priorità.
Qual è l'obiettivo prioritario che quest'anno scolastico intendo conseguire nella mia classe? Qual è, secondo me, l'emergenza prima da risolvere nella mia classe? Ecco, allora, bisogna prima fissare qual è la priorità, qual è l'obiettivo che vogliamo conseguire sulla base di quello che è la vostra analisi personale, di quello che è lo stato, appunto, ad esempio, delle conoscenze o competenze dei vostri studenti. E quindi, stabilito l'obiettivo, dobbiamo cercare di capire quale possa essere la strategia didattica, il tipo, il modo di lavorare in classe che possa risultare più efficace per raggiungere quell'obiettivo. Ora, in base a cosa posso, scegliere una strategia didattica piuttosto che un'altra? Beh, c'è, come vi ho detto, una vastissima letteratura internazionale che conduce sperimentazioni su larga scala, che triangola i dati di più sperimentazioni, proprio per dare indicazioni su quali sono tendenzialmente le strategie didattiche che si rivelano più efficaci nei diversi contesti rispetto ai diversi obiettivi. Per questo specifico aspetto, peraltro, mi sento di rimandarvi a un webinar precedente che abbiamo tenuto il 4 marzo sull'Evidence-Based Education, perché è stato un webinar proprio centrato sul tema delle evidenze scientifiche a supporto della presa di decisioni in classe. Cioè, quale contributo la ricerca scientifica può dare all'insegnante nella definizione, ad esempio, delle proprie strategie didattiche? Cioè, su questo aspetto vi rimanderei a quel webinar. Una volta attuato l'intervento che abbiamo selezionato sulla base appunto delle evidenze scientifiche disponibili, si tratta di capire se questo intervento effettivamente poi anche nella nostra classe, con i nostri studenti, si è rivelato efficace o meno. Tre fasi, diciamo, tre macro fasi caratterizzano l'attuazione di una sperimentazione. Una fase che potremmo dire essere preparatoria dell'intervento sperimentale, la fase di attuazione dell'intervento didattico e infine la fase di valutazione. Per ciascuna di esse seguiremo alcuni passaggi che adesso vi presento in estrema sintesi, semplicemente citandoveli, e poi più o meno una slide per ciascun passaggio per chiarire, diciamo, gli aspetti essenziali delle diverse fasi e dei diversi passaggi. La panoramica è questa: preparazione, attuazione dell'intervento, valutazione. Incominciamo dalla preparazione. In fase di preparazione del metodo della sperimentazione, come detto, è anche intuitivo, l'aspetto centrale da chiarire è la definizione dell'obiettivo didattico, dell'obiettivo per cui intendiamo appunto condurre la sperimentazione, ossia quale comportamento riteniamo di poter osservare nei nostri studenti a termine della sperimentazione, qual è il risultato che ci attendiamo da loro. Una volta definito questo, dobbiamo capire quali tipi di misure possiamo adottare per appunto osservare e anche valutare l'effettivo raggiungimento di quell'obiettivo. Per far questo ci serve anche l'individuazione, come abbiamo detto nel disegno precedente, di un gruppo di controllo, cioè di un gruppo che faccia, come dire, quasi da contraltare rispetto al gruppo sperimentale che seguirà il nostro piano di didattica sperimentale. In fase di intervento, in fase di attuazione dell'intervento, tre passaggi essenziali che abbiamo già visto appunto nel grafico precedente. L'effettuazione di un pretest per stabilire il livello iniziale delle conoscenze e competenze di entrambi i gruppi, sia quello sperimentale che quello di controllo, una fase didattica, che è quella in cui viene messo in atto appunto l'intervento didattico sperimentale che avete prescelto sulla base dell'obiettivo definito e delle evidenze scientifiche disponibili, e infine una fase di post-test, ossia una fase di test in uscita, che ci serve per vedere, per capire se effettivamente l'intervento didattico attuato ha conseguito gli obiettivi per cui è stato messo in campo. Infine, si tratta di raccogliere i dati dei nostri studenti, i loro risultati, per analizzare questi in termini di raggiungimento dell'obiettivo prefissato e quindi di registrare anche in brevissimo, un semplicissimo report, possa essere anche delle slide PowerPoint o un foglio Word, qualsiasi, registrare in estrema sintesi ciò che è stato fatto, i risultati conseguiti, perché questo è molto utile, molto importante, sia per voi stessi, per gli anni successivi, per impostare, se volete, quel piano didattico, sia per rendervi conto meglio di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha funzionato e a quali condizioni l'intervento didattico è appunto è risultato efficace,
Ma anche il mio speech è questo: se volete condividere con i vostri colleghi il vostro piano didattico, che se è rivelato magari efficace nella vostra classe, può essere perciò un buon motivo per essere condiviso con i vostri colleghi in uno scambio di esperienze, appunto, su quelle che sono le vostre migliori esperienze didattiche. Andiamo a questo punto passaggio per passaggio, per quanto in estrema sintesi. Come detto, è abbastanza intuitivo, eppure mi sento di rimarcarlo con una certa enfasi: l'importanza di definire un obiettivo il più possibile chiaro, il più possibile privo di ambiguità, e soprattutto anche questo aspetto emerge molto chiaramente dalla letteratura internazionale, che sia chiaro il più possibile, soprattutto ai vostri studenti. Ovviamente deve essere prima estremamente chiaro a voi stessi, deve essere ben chiaro nella vostra testa, ma deve essere molto ben chiaro anche ai vostri studenti, cioè i vostri studenti devono avere una chiarissima idea di ciò che ci si aspetta da loro al termine, ad esempio, dell'unità di apprendimento, al termine del percorso di apprendimento. Un buon obiettivo deve essere definito in termini che siano osservabili, misurabili, cioè che sia concretizzabile la sua osservazione, la sua misurazione. Infatti, un consiglio che si dà talvolta in questi casi è quello di provare a scrivere e riscrivere questa frasettina che vi ho riportato in rosso, riempiendo gli spazi bianchi, nella definizione sempre più chiara dell'obiettivo didattico. Cioè, vorrei sapere se un determinato tipo di intervento didattico, diciamo l'intervento didattico X, ha un impatto su un obiettivo di apprendimento Y nella mia classe. Proviamo a immaginare questo esercizio ripetuto più volte per cercare di chiarire i termini appunto del nostro obiettivo didattico. Vorrei sapere se, ad esempio, le strategie collaborative hanno un impatto sulla comprensione del testo dei miei studenti. Ora, questo è sicuramente già un obiettivo didattico, però ancora un obiettivo didattico che può essere certamente meglio definito. Sotto l'espressione strategie collaborative esiste un mondo di esperienze e tradizioni didattiche, tali per cui dovremmo essere sicuramente più precisi al riguardo. Perciò potremmo cominciare a definire meglio quella che è la natura dell'intervento. Ad esempio, tra le strategie didattiche che le evidenze scientifiche ci dicono essere particolarmente interessanti per la comprensione del testo, vi è il reciprocal teaching. In italiano lo trovate citato come insegnamento reciproco. Ecco che allora la nostra domanda diventa: se vorrei sapere se il reciprocal teaching ha un impatto sulla comprensione del testo nei miei studenti. Ma anche la comprensione del testo è un termine abbastanza generico che ricomprende tutta una serie di capacità, competenze. Penso ad esempio alla capacità di fare inferenze a partire dal testo, penso alla mera capacità di riconoscere il significato delle parole e delle frasi, penso alla capacità di sintesi, perciò anche la capacità di discriminazione tra le informazioni più rilevanti e meno rilevanti di un testo. Insomma, il mondo della comprensione del testo è un mondo abbastanza articolato. Allora, anche da questo punto di vista, potremmo essere magari più puntuali e definire l'obiettivo nei termini: vorrei sapere se il reciprocal teaching ha un impatto sulle competenze, le capacità di sintesi di un testo scritto nei miei studenti. E così via. Questo esercizio, ripetuto mentalmente, messo per iscritto più volte, ci aiuta proprio a cercare di individuare il più possibile un qualcosa che sia molto concreto, che sia chiaramente osservabile e chiaramente misurabile. Andremo a definire meglio cosa intendiamo per capacità di sintesi, eccetera, eccetera. E questo ci servirà sia per condividerlo con i nostri studenti, sia appunto per definire i passaggi successivi. La cosa fondamentale è che un buon obiettivo didattico deve appunto disambiguare assolutamente la natura dell'intervento didattico che intendiamo testare, l'obiettivo, cioè i risultati che mi aspetto di osservare e misurare, e il contesto, cioè il gruppo di soggetti, la classe, la scuola, il gruppo di studenti che saranno partecipi appunto della mia sperimentazione. Una volta definito l'obiettivo, dobbiamo definire che tipo di misure, perciò di test, di prove da utilizzare per misurare appunto il raggiungimento dell'obiettivo. Guardate, credo che qua fondamentalmente tre macro categorie di scelta sono di fronte a voi. La prima è quella, la possibilità di adottare i test di valutazione nazionali. In Italia è l'INVALSI che si occupa di appunto predisporre i test per le valutazioni nazionali, in altri paesi sono altri istituti. E
E una possibilità è quella di adottare tali test appunto nella propria sperimentazione per valutare, ad esempio, sulla comprensione del testo, tali test in ingresso e in uscita per vedere se il nostro studente consegue un miglioramento su quel piano. Altra possibilità è quella di affidarci ai numerosi test standardizzati che sono prodotti e commercializzati e pubblicati da autori affidabili, sottoposti a validazione scientifica da gruppi di ricerca che sono disponibili appunto ampiamente anche nella letteratura italiana. Se stessimo seguendo ancora il filo logico del nostro esempio sulla comprensione del testo, penso per primo esempio alle prove MIT del gruppo Cornoldi De Beni. Una terza possibilità che avete è quella di creare le prove di ingresso e di uscita a voi stessi, sulla base della vostra esperienza da insegnanti. Ora, ci sono vari pro e contro rispetto a queste opzioni di scelta. Io vi rimando alle link presente qua in questa slide, in tutte quelle che seguono, e nella sezione sulle misure, anche se è un link in inglese, vi anticipo, però è estremamente intuitivo, cioè il testo che dovete estremamente intuitivo farci comprendere. In cui ci si addentra di più nei pro e contro delle varie tipologie di test su queste categorie. Posso anticiparvi, diciamo, un aspetto centrale, cioè la caratteristica di vantaggio e svantaggio principale di queste categorie. Sia per quanto riguarda le prove di valutazione nazionali, sia per quanto riguarda i test standardizzati, quelli forniti da esperti, diciamo così, entrambi hanno il vantaggio di essere stati sottoposti a validazione scientifica. Cioè sono state utilizzate, riutilizzate, testate più volte da gruppi di ricerca per vedere se effettivamente misurano ciò che intendono misurare, se sono attendibili nel tempo e se e oltretutto hanno il vantaggio tipicamente di raccogliere i dati su scala nazionale. Perciò utilizzando questi voi avrete la possibilità anche di valutare se ad esempio i vostri studenti si collocano al di sopra, al di sotto, in media, con studenti, ad esempio, di pari età o della medesima provenienza socioculturale o della medesima provenienza di area geografica. Di contro, come possibile svantaggio, il fatto che tali test potrebbero essere non perfettamente allineati con quello che è il vostro intervento didattico, che appunto è stato selezionato e predisposto da voi, e non è detto che corrisponda perfettamente alla natura del test utilizzato. Diciamo che i vantaggi e i svantaggi si capovolgono quando parliamo delle prove fai da te. Da un lato voi come insegnanti, conoscendo bene il vostro intervento, potrete creare delle prove che sono perfettamente coerenti con il vostro intervento didattico. Dall'altro lato è anche vero che appunto tali test creati da voi non sono stati sottoposti a tutto un processo di validazione scientifica, a cui invece sono sottoposti i test prima menzionati. Perciò ecco, inviterei, approfondendo l'argomento anche con i link che vi ho suggerito, ripeto, sulla pagina dedicata alle misure, di valutare nella vostra situazione quale può essere la soluzione migliore. Poi nelle slide trovate anche brevemente indicati alcuni suggerimenti pratici, quella nelle slide su cui non mi soffermo, ma che voi rivedendo anche il webinar o soffermandovi al di là delle mie parole, di cui potrete prendere nota per la conduzione appunto del pretest, dell'intervento sperimentale e del post-test. E poi ci serve, come ho detto, un gruppo di controllo. Perché un gruppo di controllo? Ma è assolutamente probabile che tutti gli studenti, sia quelli del gruppo sperimentale che quelli del gruppo di controllo, miglioreranno nel corso del tempo durante l'anno scolastico. Non è che quelli che non fanno l'intervento sperimentale non migliorano, miglioreranno di per sé perché comunque faranno delle altre attività didattiche. Tuttavia, quello che a voi serve sapere è se il gruppo sperimentale, cioè se quello che ha seguito la vostra strategia didattica sperimentale, effettivamente ha migliorato più degli studenti che non hanno seguito quel piano didattico. Ed è questo il motivo per cui ci serve un gruppo di controllo, un gruppo che ci faccia, come dire, da confronto rispetto alla classe sperimentale per sapere se la nostra classe sperimentale ha conseguito risultati migliori rispetto a chi non ha seguito il piano sperimentale. Idealmente, i due gruppi, classe sperimentale e classe di controllo, dovrebbero equivalersi, dovrebbero perfettamente equivalersi. In particolare, dovrebbero equivalersi sul piano delle conoscenze e competenze d'ingresso rispetto a quello che è l'obiettivo che ci poniamo, poi l'obiettivo di apprendimento oggetto della nostra sperimentazione.
Per far questo, per cercare di realizzare questa condizione, l'ideale è quello di estrarre a caso i soggetti dei due gruppi. Questo soprattutto se abbiamo numeri abbastanza consistenti. Ma in generale, questa è sempre l'opzione migliore. Dovremmo avere a quel punto l'elenco degli studenti e veramente anche con un bigliettino da un sacchetto estrarre i ragazzi che vanno nel gruppo sperimentale e i ragazzi che vanno nel gruppo di controllo. Esistono peraltro anche dei generatori di numeri casuali online, insomma, l'importante è che l'estrazione sia effettivamente casuale. Tuttavia, siamo anche consapevoli, sono consapevole, anche dalle tante esperienze fatte a scuola, che questa condizione non sempre è realizzabile, perché molto spesso ci si trova a dover lavorare con gruppi precostituiti, cioè con la composizione naturale delle classi, e non è possibile invece estrarre casualmente i soggetti dalla scuola per farli partecipare alla sperimentazione. Allora, cosa possiamo fare quando non abbiamo la possibilità di estrarre a caso i soggetti, ma siamo costretti a lavorare con classi precostituite? Beh, la soluzione migliore da questo punto di vista è quella di lavorare nella composizione di gruppi con quello che è chiamato il metodo delle coppie appaiate. Cosa significa? Che sfrutteremo il pretest per comporre due gruppi equivalenti. In che modo? Prendiamo tutti i soggetti, tutti gli studenti della classe A che hanno ad esempio preso 6 e ciascuno lo combiniamo con uno studente della classe B che ha preso anch'esso 6 e componiamo così un insieme di coppie. Poi prendiamo tutti gli studenti che hanno preso 7 e li, come dire, appaiamo con tutti gli studenti della classe B che hanno preso 7, tutti gli studenti che hanno preso 4 con tutti gli studenti che hanno preso 4 nella classe B. E così via fino a comporre il maggior numero di coppie possibili. Ovviamente questo a un certo punto non sarà più possibile perché non ci saranno più coppie da appaiare, ma potremo continuare a comporre coppie ancora, ad esempio, prendendo uno studente della classe A che ha preso 7 con uno studente della classe B che ha preso 5, per poi fare esattamente viceversa subito dopo, uno studente che ha preso 7 nella classe B con uno studente che ha preso 5 nella classe A. Qual è lo scopo di questo appaiamento? Quello di avere alla fine due gruppi, la cui media rispetto al punteggio al pretest è perfettamente equivalente. Una piccola rappresentazione grafica di questo lavoretto si può fare mettendo ad esempio su delle tabelle o anche un foglio di calcolo gli studenti della classe A e della classe B sul punteggio al pretest e di accoppiare quegli studenti per appunto avere due gruppi alla fine equivalenti. Una volta composti i gruppi, ci troviamo di fronte appunto alla somministrazione del pretest. Allora, il pretest a che cosa serve lo stesso iniziale? Ve l'ho anticipato. Serve a stabilire il livello iniziale degli studenti. E come abbiamo appena visto, nel caso fossimo costretti a utilizzare il metodo delle coppie appaiate, perché non possiamo utilizzare il metodo dell'estrazione casuale, ci è servito anche per comporre gli stessi gruppi. L'ideale, come detto, è che gli studenti partano, anzi la condizione più che ideale che è necessaria, è che gli studenti partano del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo dal medesimo livello di conoscenze e competenze. L'ideale sarebbe anche che si equivalessero sotto tutta un'altra serie di altri profili, ossia tutte quelle caratteristiche per cui, che riteniamo importanti rispetto agli esiti della nostra sperimentazione. Ad esempio, potrebbero a fare attenzione alla composizione dei due gruppi, alla presenza nella composizione dei gruppi dei bisogni educativi speciali, se ci sono appunto caratteristiche peculiari in un gruppo che distinguono chiaramente una classe dall'altra, questa è una cosa da valutare attentamente per valutare se effettivamente i due gruppi sono considerabili equivalenti oppure no. Anche qua, come detto, vi riporto alcuni suggerimenti pratici su cui non posso entrare anche per ragioni di tempo, ma una, ecco, forse un l'unica cosa che ci tengo anche a sottolineare è di avere anche cura che il pretest, come poi dopo anche il posttest, sia condotto nel medesimo tempo per il gruppo sperimentale e per il gruppo di controllo. Questo perché ipotizziamo di condurre il pretest nella classe sperimentale il lunedì mattina alla prima ora, nel gruppo di controllo il venerdì alla quinta o sesta ora, è plausibile che il gruppo di controllo venerdì alla quinta, sesta ora sia più stanco e meno lucido, magari anche,
della classe sperimentale che ha fatto il pretest il lunedì mattina alla prima ora. Cioè cerchiamo anche due condizioni di massima equivalenza dal punto di vista della somministrazione del test. Ossia che il pretest avvenga esattamente nello stesso modo per entrambi i gruppi, negli stessi tempi, eccetera. Si tratta poi, a questo punto, registrati i risultati del pretest, di mettere in campo l'intervento sperimentale che avete scelto, che avete prefissato, cercando di essere il più possibile puntuali nella definizione e anche nella notazione di come è andato, di come avete condotto l'intervento sperimentale. Ad esempio, quanto tempo durerà nel suo complesso, quante ore dedicherete all'intervento, quante volte alla settimana, dunque qual è la frequenza dell'intervento sperimentale. Se avete previsto una fase precedente di formazione degli insegnanti, quali sono i materiali e le risorse che utilizzerete. È anche plausibile e capita di frequente che per varie ragioni l'intervento poi, come dire, subisca dei cambiamenti in corso d'opera. Ad esempio, avete previsto magari di fare 4 ore a settimana di didattica sperimentale, poi per varie ragioni riuscite a farne solamente due. Ecco, tutti questi cambiamenti è meglio annotarseli perché sono tutte informazioni importantissime per capire poi se l'intervento è efficace, grazie a che cosa è stato efficace, e ad esempio anche per scoprire magari delle cose che non avevate preventivato. Ad esempio, potreste scoprire che nonostante l'intervento abbia avuto una frequenza di 2 ore settimanali invece che 4, ha avuto comunque un'ottima efficacia. No? Cioè, insomma, sono tutte informazioni utili a tenere presente. Registrando anche quelle che sono, come appunto osservazioni itinere, eventuali difficoltà o percezioni che gli studenti hanno di come sta andando appunto l'attività didattica, ossia quello che in realtà qui andate a fare normalmente le vostre attività, cioè non vi si sta chiedendo da questo punto di vista nulla di più, semplicemente un pochino più di sistematicità, un pochino più di rigore nel fare questo tipo di lavoro. Il post-test, ormai l'abbiamo capito, ci serve invece a capire alla fine dell'intervento sperimentale se tale intervento è risultato o meno efficace. Rispetto a quando fare il post-test, beh, dovrete voi stabilire qual è il tempo necessario al vostro intervento perché è plausibile che esso consegua, come dire, gli obiettivi didattici prefissati. E questo come potete stabilirlo? Beh, anche su questo molto spesso trovate indicazioni abbastanza chiare in letteratura. Se seguissimo ancora il nostro esempio da cui siamo partiti, quello sulla comprensione del test e sul reciprocal teaching, sappiamo dalla letteratura disponibile che è ragionevole aspettarsi miglioramenti solo dopo 20-30 ore di lavoro in classe per miglioramenti. Non ci potremo aspettare miglioramenti registrabili dopo un numero troppo limitato di ore. Oltretutto, un suggerimento che mi sentirei dare è anche quello di provare a ripetere il post-test anche in un tempo successivo, cioè non solo una prima volta dopo che l'intervento sperimentale è concluso, ma ulteriormente più avanti nel tempo, ad esempio dopo 6 mesi, per vedere se i risultati conseguiti si sono mantenuti stabili nel tempo o se nel tempo vanno a decadere in modo abbastanza rapido. Per quanto riguarda i suggerimenti pratici per la conduzione del post-test, valgono esattamente gli stessi che dato per il pretest. Molto spesso rispetto a questo ci si chiede se si possa utilizzare lo stesso test utilizzato d'ingresso anche in uscita. Ma questo è, da un certo punto di vista, la condizione ideale, perché significa avere una perfetta comparabilità tra pretest e post-test. Dall'altro lato sappiamo che gli studenti al pretest imparano un pochino quello che ci si aspetta da loro, si possono ricordare le domande, perciò al post-test trovarsi avvantaggiati grazie a questo effetto memoria. Allora, il consiglio che posso darvi è se vi è un lasso di tempo sufficiente tra il pretest e il post-test, pensiamo ad alcuni mesi, 3, 4, 5 mesi, tale per cui che questo tempo di distanza tra pretest e post-test possiamo ridurre sensibilmente quello che è l'effetto memoria e riutilizzare lo stesso test in ingresso e in uscita. Qualora invece il tempo sia piuttosto ristretto, vi inviterei a utilizzare dei test differenti che siano tuttavia perfettamente, state molto attenti a questo, perfettamente equivalenti nel grado di difficoltà. Da questo punto di vista, ad esempio, i test standardizzati pubblicati dai editori specializzati, dai gruppi di ricerca, prevedono quasi sempre varianti del medesimo test, proprio per poter essere utilizzati come pre e come post, evitando quell'effetto memoria che abbiamo appena detto. Andiamo a questo punto alla fase, come dire, finale, che è quella di analisi e interpretazione dei dati.
A questo riguardo non voglio assolutamente appesantire questo con dettagli metodologici troppo sofisticati, assolutamente. Io credo che è importante già porsi criticamente nell'ottica di valutazione dell'impatto dei propri interventi e che anche semplici indicazioni che possono derivare da alcuni elementi base possono essere utili per ragionare criticamente su quanto fatto. Suggerirei di partire da questo, poi nel tempo, se vorrete, potrete anche, come dire, approfondire ulteriormente le vostre competenze di analisi e andare a vedere ulteriori tipi di analisi. Ma per partire, suggerirei di partire da quanto qui presentato. La cosa più semplice da fare quando siete partiti da gruppi perfettamente equivalenti come risultati al pretest è un confronto delle medie di risultati d'uscita tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. E vedere se la media del gruppo sperimentale è significativamente maggiore di quella che è la media del gruppo di controllo, se i due gruppi sono partiti perfettamente equivalenti. Questo tipo di analisi potete farla semplicemente non solo per il gruppo classe, ma anche per sottogruppi, per vedere se ad esempio ha funzionato più con le ragazze piuttosto che con i ragazzi, cioè mettere a confronto le ragazze del gruppo sperimentale con le ragazze del gruppo di controllo, le ragazze del gruppo sperimentale con le ragazze del gruppo di controllo. Un altro elemento che secondo me è molto utile tipicamente in questo tipo di lavoro è vedere, ad esempio, se il gruppo degli studenti che è partito più debole nel pretest, prendiamo ad esempio i 5 studenti che hanno ottenuto i risultati più negativi al pretest, hanno ottenuto un risultato, un incremento maggiore rispetto al gruppo di studenti che è partito più debole al gruppo di controllo. Per cercare di capire, ed è questo spesso lo scopo dei nostri interventi didattici, se chi parte più debole riesce, come dire, a migliorare rispetto al livello di difficoltà iniziale. Un secondo dato molto importante, uno dei più importanti in questo tipo di valutazione, è valutare la variabilità dei dati. Ora, non è detto che tutti abbiamo familiarità con questo concetto, è col concetto con l'indicatore, con l'indice di deviazione standard che ci consente di quantificarlo. In realtà, come vedrete, non vi chiederò assolutamente di, come dire, diventare degli esperti di statistica. Come vi annuncerò tra poco, vi ho messo a disposizione anche un foglio di calcolo che ho già predisposto, un foglio Excel semplicissimo che ho già predisposto io e che è scaricabile dalla vostra set di icone sulla destra dello schermo. L'ultima icona in basso, quella degli allegati, trovate un file Excel che si chiama Calcolatore FXSIZE, che potete scaricare, l'ho già predisposto, che vi consente in automatico, semplicemente inserendo i risultati dei vostri studenti, di avere tutti questi risultati già predisposti. Voglio comunque cercare di darvi il significato della variabilità dei dati. Variabilità dei dati, ossia quanto i risultati dei nostri studenti variano all'interno della classe rispetto, ad esempio, alla media della classe. Facciamo un esempio che spero possa essere molto intuitivo. Ma mettiamo che abbia un gruppo di 10 studenti, 10 studenti, la cui media del gruppo è 5. Ora, questo 5 può essere dato dalla condizione in cui tutti e 10 gli studenti hanno preso 5 e avremo come media 5. È una condizione in cui non c'è alcuna variabilità dei dati perché tutti gli studenti, tutti e 10 sono sul medesimo valore. Una condizione diametralmente opposta è quella in cui abbiamo sempre 10 studenti, il punteggio è sempre 5 come media, ma questo 5 è determinato dal fatto che 5 studenti hanno preso 10 e 5 studenti hanno preso 0. Sto ovviamente estremizzando. Questa è una condizione di assoluta variabilità, di massima variabilità, perché la classe è spezzata in due tra gli studenti che partono fortissimi al massimo del punteggio e gli studenti che partono da un livello pressoché 0. Ora, sul piano didattico, perché è fondamentale stimare la variabilità dei dati? Perché è quella che ci dà le indicazioni più immediate su che tipo di intervento attuare. È chiaro che in una classe dove tutti gli studenti hanno preso 5, dove la variabilità è 0, posso pensare a un intervento didattico che sia, come dire, più o meno uguale per tutti, perché tutti rispetto a quel livello di competenza, a quel tipo di competenza, partono uguali. Il mio obiettivo sarà cercare di portare magari tutti dal 5 a fare un passettino in più ed arrivare al 6. La condizione di massima variabilità dei dati, dove 5 studenti hanno preso 10, 5 studenti hanno preso 0, è una condizione che richiede un intervento assolutamente diverso.
dove devi preoccuparti prima di tutto di ridurre questo gap tra gli studenti più forti e gli studenti più deboli, cercando di far avvicinare gli studenti più deboli a quelli più bravi. Cioè, la preoccupazione principale là è di avere un intervento che guardi soprattutto gli studenti più deboli per cercare di farli avanzare, avvicinare quelli più forti, senza, come dire, dimenticarsi degli studenti che sono partiti già molto forti e rischiando che questi poi vengano, come dire, a peggiorare perché come sono stati trascurati. Cioè, la variabilità didattica possiamo misurare con la deviazione standard, che è appunto il foglio di calcolo che vi fornisco qua in download e vi calcola già automaticamente, è un elemento centrale per fare questo tipo di analisi. E poi il calcolo dell'effect size. Ecco, l'effect size è un indice statistico molto utile perché effect size in italiano è dimensione dell'effetto, grandezza dell'effetto, ossia quanto l'intervento ha avuto un impatto sull'obiettivo, sulle competenze dei vostri studenti. Anche questo, come vedete, verrà calcolato in modo automatico dal foglio di calcolo che vi ho messo a disposizione. Perché l'effect size? L'effect size è molto utile perché consente, è una misura statistica che consente di stabilire una metrica comune per comparare diversi tipi di intervento. Ammettiamo che voi abbiate fatto un intervento sulla comprensione del testo utilizzando come misura una scala da 0 a 10, cioè i punteggi dei vostri studenti sono stati espressi con un test che si esprimeva da 0 a 10. Un vostro collega ha fatto anche egli un intervento sulla comprensione del testo con il reciprocal teaching, ma ha utilizzato un diverso tipo di misura, un diverso tipo di test, un'altra prova, la cui scala era da 0 a 30. Ora, non è possibile immediatamente comparare scale differenti, una scala 0 a 10 e una scala 0 a 30. L'indice di effect size, da questo punto di vista, è invece un indice utilissimo perché consente, riportandoli a una metrica comune, di comparare interventi attuati con scale diverse, da soggetti diversi, anche con strategie di intervento differenti, perché standardizza appunto la misura dell'impatto di un intervento. Come vi ho detto, vi ho reso disponibile, ripeto, dalla toolbox che avete sulla destra dello schermo, in basso, l'ultima icona, quella con gli allegati, un foglio di calcolo molto molto semplice, che qua nella slide vedete già precompilato con alcuni dati di esempio, che nel vostro foglio di calcolo scaricherete invece vuoto, in cui semplicemente inserendo i punteggi ottenuti dalla vostra classe sperimentale, dalla vostra classe di controllo dei singoli studenti, calcola in automatico tutti i valori a cui vi ho fatto riferimento. Potrete sostituire studente 1, 2, 3, 4, 5 con i nomi e cognomi dei vostri studenti, riportare i relativi punteggi e a quel punto vi troverete nelle colonne gialle la media del gruppo sperimentale, qua 6, e la deviazione standard, la variabilità del gruppo sperimentale 2,37, oltre che n, che rappresenta il numero di studenti di cui avete inserito il punteggio. Automaticamente vi troverete anche la media del gruppo di controllo, la sua numerosità, sempre 6, e la deviazione standard, in questo caso 1,03. Vedete che in questo caso il gruppo sperimentale ha una media leggermente superiore a quella del gruppo di controllo, 6 contro 5,67, ma con una variabilità dei dati, deviazione standard, molto maggiore, 2,37 contro 1,03. E questo lo vedete anche intuitivamente guardando i punteggi. Nel gruppo sperimentale ci sono degli studenti che hanno preso anche punteggi molto alti, 9, 8, e questo ha determinato una media più alta, ma anche studenti che hanno preso 3, 4, cioè gli studenti hanno preso punteggi molto variabili. Nel gruppo di controllo la media è leggermente inferiore, ma tutti i dati sono molto vicini alla media, cioè stanno tutti tra il 4 e il 7. Infatti vedete che la deviazione standard nel gruppo di controllo è molto minore, cioè la variabilità dei dati è molto minore. Infine, nella colonna blu, ecco calcolato automaticamente l'effect size 0,32. Prima di dire cosa significa, giusto tra parentesi, per chi fosse curioso di come è stato calcolato, ho utilizzato una di quelle che è la formula più semplice in assoluto di effect size. Ce ne sono diverse, ho utilizzato quella che è tra le più semplici in assoluto. In questo caso, lo dico solo tra parentesi per chi fosse interessato, l'effect size è dato dalla media del gruppo sperimentale, perciò 6, meno la media del gruppo di controllo, perciò 5,67, fratto la deviazione standard del gruppo di controllo, 1,03. Perciò media del gruppo sperimentale, meno media del gruppo di controllo, fratto deviazione standard del gruppo di controllo. Ma questo può anche non interessarvi se non avete appunto particolari motivazioni
ad addentrarvi rispetto a questo indice, perché come vedete il flusso di calcolo ve lo calcola automaticamente. Ecco, certo, adesso voi vi trovate di fronte a questo valore, 0,32, e, come dire, ma perciò ha avuto un grande effetto, un piccolo effetto, perciò è molto e poco l'effect size? Beh, da questo punto di vista devo dire che un'interpretazione in termini troppo assoluti di tale valore sarebbe assolutamente scorretta. E a livello puramente orientativo, prendetelo veramente come puramente orientativo, vi ho riportato qua una scala pubblicata dall'Education Endowment Foundation, che è il principale centro di ricerca evidence-based sull'educazione in Europa, un centro britannico, in cui vedete riportati i diversi effect size e una descrizione dell'impatto avuto da molto basso a molto alto. Nel nostro caso 0,32 si colloca tra 0,27 e 0,35, cioè un effetto moderato. Nella colonna a sinistra un impatto, cioè traducono questo effect size in mesi, cioè che cosa si intende in mesi? Mesi di progresso, lo chiariamo subito dopo, ce lo chiariamo qua immediatamente. È possibile tradurre questo valore di effect size anche in mesi progresso, cioè in mesi che ci si potrebbe aspettare dagli studenti di progresso come risultato di un particolare intervento, prendendo come parametro di riferimento il progresso medio degli alunni in un anno. Cioè, rispetto a degli alunni che non hanno seguito l'intervento sperimentale, quanti mesi di progresso hanno registrato gli studenti che hanno seguito l'intervento sperimentale? Ritornando appunto al nostro esempio, 0,32 corrisponderebbe a 4 mesi di progresso rispetto al progresso medio atteso da uno studente che non ha seguito l'intervento sperimentale. In conclusione, ho cercato di appunto darvi alcuni primi elementi per valutare l'efficacia didattica dell'intervento. Tenete presente però sempre che la sperimentazione classe appunto risente di una serie di criticità anche di metodo, tali per cui dobbiamo prendere sempre con forte senso critico tutto ciò che appunto traiamo da questi dati, e che comunque sono fondamentali per poter fare delle stime sull'efficacia. Però dobbiamo essere sempre guardati con un occhio critico, perché non è escluso che altri fattori abbiano condizionato ovviamente i risultati. Nella condizione sperimentale assolutamente ideale, ovviamente il risultato ottenuto dal gruppo sperimentale dovrebbe essere effettivamente l'impatto attribuibile a quello che è stato il vostro intervento sperimentale. Ma appunto le condizioni non sono mai così ideali, perciò magari il mio invito è a cercare di riflettere, quando avete concluso la vostra sperimentazione, sulla possibilità che altri fattori abbiano condizionato quel risultato, ad esempio legato a differenze che erano riscontrabili nella composizione tra i due gruppi, a eventuali errori commessi, nella preparazione dei test, qualora li avete preparati voi, ad esempio la possibilità che quei test magari non abbiano misurato esattamente o perfettamente ciò che tendevano a misurare, oppure ancora a delle problematiche che sono nate in sede di somministrazione dei test. Insomma, provate un pochino, come dire, a osservare quanto è avvenuto nella classe durante la sperimentazione per capire se in realtà altri fattori possono aver condizionato i risultati conseguiti. E con questo concludo con alcuni riferimenti che vi dico sono quelli da cui sono partito io per preparare questo webinar. Questo webinar parte dall'adattamento, dalla traduzione in italiano, da parte mia, di una bellissima guida preparata appunto dall'Education Endowment Foundation su come preparare, appunto, su come condurre una piccola sperimentazione in classe, che avete trovato linkata in ciascuna, praticamente, delle slide che ho condotto, la trovate qua alla fine, che vi guida passo a passo, anche con maggiori dettagli rispetto a quelli su cui io sono entrato, nella conduzione della sperimentazione in classe. Poi, per quanto interessate ad approfondire il discorso sull'effect size, vi lascio appunto questo link dal Center for Evaluation and Monitoring, che mette a disposizione tutta una serie di risorse sul tema. Queste due risorse sono ovviamente pure in lingua inglese. In lingua italiana sono partito da alcuni lavori che ho pubblicato in questi anni, che ho condotto in questi anni. Come fare una sperimentazione in classe è oggetto di un capitolo all'interno del libro Evidence-Based Education per una cultura dell'efficacia didattica. Se volete approfondire il discorso soprattutto dell'interpretazione del valore di effect size,
vi consiglierei di leggere questo articolo pubblicato insieme ai colleghi Marta Pellegrini dell'Università di Firenze e Roberto Trincario dell'Università di Torino, gli indici di effect size nella ricerca educativa, analisi comparativa e significatività pratica. C'è una parte più tecnica in questo articolo, ma c'è tutta una parte invece molto, secondo me, intuitiva, spero che sia notale, e vi inviterei a leggere perciò la parte su che cosa sono gli indici di effect size, perché io il significato, e l'ultimo paragrafo su come interpretare il loro valore, che spero vi possa dare una panoramica più ampia di quella che io potevo darvi nel tempo limitato che avevo a disposizione. Più addentro, ancora a tali indici, siamo andati con la collega Marta Pellegrini in un altro pezzo, sintesi di ricerca e educazione a basi teoriche e metodologiche, dove tutte le tecniche, anche di analisi statistica di questi dati, sono presentate con esemplificazioni. Ora, io con questo ho concluso questa prima parte del webinar e consapevole ovviamente che non ho potuto assolutamente coprire esaustivamente le tematiche, come dire, accese nelle varie slide che ho utilizzato per accompagnamento di questo webinar, ma ho cercato di darvi con un taglio il più possibile pratico alcune indicazioni per fissare dei paletti su come condurre una sperimentazione, invitandovi voi, poi se vorrete, ad approfondire ulteriormente con le fonti che vi ho riportato. A questo punto io mi fermo e lascio lo spazio a voi. Vi chiederei solo un attimo di tempo, si tratta di pochissimo tempo, per prendere visione delle domande appunto che sono pervenute, in pochi secondi, meno di un minuto, datemi, e cercare come di farmi un quadro delle domande che avete fatto e cercare di darvi una risposta nel tempo ancora disponibile, il più possibile per venire incontro appunto agli eventuali dubbi che voi avete avuto. Ne sto prendendo visione delle vostre domande, cerco il più possibile anche di accorparle per temi, in modo da cercare di rispondere brevemente a più domande con la medesima risposta. Allora, vedo alcune domande che fanno riferimento al discorso della disponibilità di dati. E anche nella letteratura italiana rispetto a differenti strategie o rispetto a differenti obiettivi di apprendimento, di evidenze scientifiche su quali sono le strategie migliori per. Ora, il mio invito, appunto, non potendo poi riuscire a riprendere in toto quanto già detto, è quello di andare a vedere il webinar del 4 marzo sull'evidence-based education. Perché una parte di quel webinar, oltre a presentare il discorso di come le evidenze possono supportare le decisioni in educazione, è volta a presentare anche le fonti in cui documentarsi al riguardo, sia fonti internazionali, sia fonti in lingua italiana. Ovviamente vi troverete di fronte a una letteratura in lingua inglese assolutamente predominante. Nonostante questo, vi sono tantissimi fonti in lingua inglese. Scritte in termini veramente intuitivi, cioè pensate veramente per poter rispondere alle esigenze e ai dubbi degli insegnanti. Oltre a questa, è ormai da alcuni anni sta crescendo una letteratura anche in lingua italiana su diversi temi della didattica. Ci sono dei primi studi qua, per esempio, sulle classi capovolte, nel flipped classroom. Ci sono tantissimi studi sulla competenze di lettura e scrittura, cioè tutte le competenze, diciamo, come dire, basilari sulla comprensione del testo, eccetera. Perciò per tutte queste domande volte alla rilevazione di evidenze sulle strategie efficaci per, sono, come dire, un po' costretto a rinviarvi al precedente webinar. Vedo alcune domande che richiamano il discorso delle classi, della composizione dei gruppi sperimentali e gruppi di controllo, come controllare e considerare le diversità. Se avete numeri sufficienti perché avete la possibilità
di condurre una sperimentazione a più vasto raggio all'interno della vostra scuola e non solo con la vostra classe, e dunque anche in accordo magari con il vostro dirigente scolastico, più insegnanti, allora ci tengo, come dire, a sottolineare che il metodo ideale è quello della composizione per estrazione casuale, perché questo vi garantisce statisticamente che su numeri sufficienti le diversità tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo vanno, come dire, a distribuirsi equamente. Qualora questo non sia possibile, l'alternativa che avete è appunto quello di comporre gruppi sulla base dei risultati al pretest. Se poi avete gruppi sufficienti per anche appaiare gli studenti per altre coppie, ad esempio, altre variabili, scusate, ad esempio maschi e femmine, se ritenete che il genere sia variabile importante, perché se non ritenete questa variabile importante non è importante, scusate il gioco di parole, che i due gruppi si compaiono per quello, ma sicuramente, ad esempio, se ci sono più casi molto particolari di bisogni educativi speciali in una classe che non sono presenti nell'altra, per questo è un fattore fondamentale da tenere presente nelle differenze tra le due classi. Allora devo stare attento che la composizione dei gruppi sia effettivamente equiparabile e questo tipo di variabili non comportino differenze sistematiche tra i due gruppi. Continuo a scorrere le domande che sono davvero tantissime e perciò anticipo già le mie scuse per il fatto di non riuscire realmente a rispondere, anzi sicuramente non ci rispondo a tutte le domande, ma cerco ancora di accorpare alcune domande per rispondere a più persone contemporaneamente. Vedo qualche domanda invece di interesse sul calcolatore online. Allora, il calcolatore online che cos'è? Quando lo scaricate è un semplice foglio Excel, perciò che potete aprire con Excel se l'avete, ma con qualsiasi anche altra suite, anche OpenOffice, OpenCalc, che vi consente di aprire i fogli di calcolo. È un foglio che trovate completamente vuoto all'apertura, cioè non ci sono dei valori indicati. A voi che cosa è chiesto? È chiesto semplicemente, se intendete appunto, se condurrete una sperimentazione, di riportare nelle diverse righe del gruppo sperimentale, gruppo di controllo, in corrispondenza dei nomi e cognomi dei vostri studenti che andrete a scrivere, il punteggio ottenuto al post-test. A questo punto, una volta che avrete inserito tutti i dati dei vostri studenti, il calcolatore, il foglio di Excel, nelle celle dedicate, riporta in modo automatico, non dovete fare nulla, i punteggi relativi alle medie, e questo vi consente subito di vedere appunto se la media della classe sperimentale ha ottenuto un punteggio superiore alla media del gruppo di controllo. Di vedere i dati sulla variabilità dei dati, ossia se gruppo sperimentale e gruppo di controllo si equivalgono per deviazione standard, se un gruppo ha una variabilità maggiore dei dati, se volete potrete anche compilare, come dire, più fogli, compilando ad esempio il medesimo foglio sia per il pretest che il post-test, potrete vedere ad esempio se tra l'ingresso e l'uscita la variabilità dei dati si è ridotta oppure no. Oltretutto, ripeto, qualcosa su cui mi sembra importante, come dire, soffermarmi, il calcolo dell'effect size. Ripeto, questo calcolo dell'effect size che può sembrare forse la cosa più strana per chi non l'ha mai sentito nominare in questo discorso. Perché è importante? Innanzitutto non dovremmo avere alcuna paura rispetto alla sua difficoltà, perché è molto semplice e in qualche caso il calcolo ve lo misura automaticamente. Su come interpretare, l'invito è andare a leggere quell'articolo pubblicato con la collega appunto Pellegrina, il collega Trinchero, che è gratuitamente scaricabile online, e in cui l'ultimo paragrafo è tutto interamente sull'interpretazione del valore di effect size, in cui potrete avere tantissimi termini di riferimento per capire se un effect size è da considerarsi buono, cioè se avete ottenuto un risultato significativo, un risultato non così tanto brillante. Vi faccio solo un esempio a riguardo, perché vedo appunto che c'è qualche curiosità su questo tema. Ammettiamo che voi abbiate ottenuto in un intervento didattico un effect size, una volta che avete compilato il calcolatore,
pari a 0,20. E vi chiederete, ma questo 0,20 cosa vuol dire? È molto o è poco? In termini assoluti, questa domanda non trova risposta. Perché? Ammettiamo che stiamo ancora parlando della capacità, ad esempio, di lettura negli studenti. Noi sappiamo che nelle prime fasi della scuola, primi anni della scuola primaria, gli studenti da un anno all'altro, dalla prima alla seconda elementare, dalla seconda alla terza elementare, eccetera, hanno dei margini di miglioramento altissimi. Effect size che vanno anche sul 0,40, 50, 0,60. Quando invece, e se ci trovassimo a parlare di ragazzi più grandi, pensiamo ai ragazzi della scuola secondaria superiore, gli ultimi anni prima della maturità, ormai i margini di miglioramento sulle competenze di lettura sono ridottissimi, effect size che stanno sullo 0,05, eccetera. Ecco che un medesimo valore di 0,20 che avete registrato nella scuola primaria, dalla prima al secondo anno delle classi elementari, sulle competenze di lettura, non può dirsi un risultato particolarmente brillante, perché in quella fascia di età ci aspettiamo naturalmente dei progressi molto più marcati. Al contrario, se avessimo ottenuto quello 0,20 con studenti ormai pressoché diciottenni, quando ormai le competenze di lettura sono decisamente avanzate, ecco che quel risultato sarebbe pressoché, come dire, eclatante, perché avremmo fatto fare un balzo in avanti ai nostri studenti decisamente oltre quella che era la nostra legittima attesa rispetto a quel tipo di risultato. Chiudo con questa domanda perché siamo veramente in scadenza di tempi e vi chiedo ancora una volta scusa per questo. Mi si richiede anche un chiarimento su una frase, prendo una slide, evitare l'effetto memoria, perché se tra il pretest e il post-test passa troppo poco tempo, diciamo ad esempio un solo mese di intervento didattico sperimentale, è molto facile che i nostri studenti si ricordino che cosa gli abbiamo chiesto nel pretest. Perciò focalizzino già, sono già indirizzati verso quel tipo di conoscenze, quel tipo di competenze, e allora se gli riproponessimo il medesimo test è facile che rispondano correttamente in uscita, semplicemente perché hanno ancora memoria, per questo parliamo di effetto memoria, delle risposte date e del test ricevuto in ingresso. Se invece passa un lasso di tempo sufficiente, alcuni mesi, anche 4-5 mesi sarebbe un tempo per dirsi sufficiente, tra il pretest e il post-test, questo effetto memoria viene a cadere e potremo permetterci di utilizzare il medesimo pretest e post-test perché appunto non subiremo tale effetto. Vedo, chiedo, rubo ancora veramente un minuto ai colleghi della Mondadori per un'ultima risposta che voglio ancora dare, leggo ancora qua. L'utilizzo dei test nazionali come test invalsi per le sperimentazioni fai da te, che cosa vuol dire? Ma i test invalsi sono pubblicati, voi sapete che vanno a testare tutta una serie di conoscenze e competenze. Se voi trovate in quei test dei test che sono perfettamente adatti al tipo di obiettivo didattico che avevate prefissato, ad esempio comprensione del testo, capacità di sintesi, capacità logico-visive, capacità argomentative che sono esattamente in linea con quello che era il vostro obiettivo didattico, allora potrete prendere quei testi base che si possono scaricare appunto gratuitamente e utilizzarli come test appunto per la vostra sperimentazione. Io chiedo scusa se forse sono stato appena appena più lungo i primi minuti rispetto al previsto, vi ringrazio veramente siete state anche numerose. Delle numerose presenze che avete garantito anche a questo webinar, vi invito appunto ad approfondire quanto detto sia con le fonti citate sia con il precedente webinar sull'Evidence Based Education del 4 marzo. Vi saluto e vi auguro un buonissimo weekend. Grazie a tutti.